L'autismo è un disturbo di cui si sa poco, ma in Abruzzo ci sono circa 800 casi diagnosticati. Chi non ha mai vissuto da vicino questa condizione spesso non sa come doversi relazionare con persone autistiche. È importante formare le persone affinché loro possano comunicare con questi bambini che hanno proprio problemi di comunicazione. Quindi questo è il primo step che viene affrontato da questo progetto. E nemmeno nei presidi sanitari il personale è formato per fronteggiare situazioni che a volte si rivelano difficili. Porteremo avanti un obiettivo molto importante che è quello di creare una rete di sensibilizzazione, definiamola così, per tutte le realtà che ci sono nella nostra regione e dare degli indirizzi ben precisi, ossia creeremo quelle che sono le buone prassi, un'attenzione verso il ragazzo autistico affinché possa esserci sempre maggiormente un inserimento, un'inclusione e soprattutto una capacità di poter vivere la propria vita in maniera il più possibile indipendente. Con Autism Friendly, però, progetto promosso dall'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, le cose in Abruzzo potrebbero cambiare. Lo scopo, infatti, è quello di creare una rete solidale e di preparare il personale di scuole, ambulatori e altre attività a relazionarsi con persone autistiche. L'obiettivo è l'inclusione. Le famiglie conducono una lotta veramente quotidiana, importante. Quello che finora è stato sempre una questione legata alla famiglia, bisogna che ci si renda conto che ormai è divenuta una questione della società, dove ognuno se ne deve fare proprio carico, dove le istituzioni, così anche il mondo scolastico, devono comunicare tra di loro per creare reti, sinergie, per superare quelli che sono oggi gli ostacoli verso l'autismo.